Ben trovati a Notizie di Prato TG. Partiamo da un'iniziativa di solidarietà, da una bella iniziativa di solidarietà. Si chiama Muro della Gentilezza ed è comparso alla stazione centrale questo fine settimana. L'iniziativa è del gruppo Facebook Stremao, che ormai da quasi 3 anni si occupa di indigenza. Sentiamo. Anche Prato ha il suo muro della gentilezza per dare un cappotto e abiti caldi a chi non ha la possibilità di vestirsi adeguatamente o un tetto per ripararsi dal freddo. La bella iniziativa si trova in una nicchia della stazione centrale ed è firmata da Stremao, gruppo Facebook nato nell'autunno del 2016 per aiutare i terremotati del centro Italia, diventato poi un punto di riferimento per la povertà in città con ben 7.500 iscritti. Sull'esempio della Svezia, il primo paese a sperimentare questa forma di aiuto a prodato anche in tante città italiane, sabato scorso i volontari hanno allestito un piccolo angolo dell'usato con gli abiti e i capispalla donati dai pratesi. Questa cosa nasce per dare una mano alle persone che comunque non sanno magari a chi rivolgersi. Noi come Stremao ovviamente già facciamo alcune cose, però magari le persone delle volte non sanno dove venire, non hanno mezzi per venire, non hanno il cellulare per chiamare, e quindi abbiamo pensato di fare questa cosa per dare la possibilità a tutte le persone che comunque hanno una necessità di poter appunto avere una mano da qualcuno. Il motto è: se ti serve, prendi. Non sono richiesti documenti né ISEE o altre dimostrazioni di indigenza. Chi ha freddo passa di lì, prende, indossa e va via. Una sorta di self-service della solidarietà. Noi ci siamo organizzati per poter chiaramente tenere questa cosa in modo decoroso, perché chiaramente comunque la stazione di Prato è il primo impatto per la città e quindi non vogliamo che questa cosa crei nessun tipo di problema. E quindi ci siamo suddivisi i compiti e veniamo qua appunto ogni tanto a mettere a posto e a portare le cose. Chi vuole aiutarvi magari con dell'abbigliamento, delle coperte, dei giubbotti, cosa deve fare? Allora, chi vuole aiutarci ci può contattare tramite Facebook, gruppo Stremao, oppure può portare diciamo quello che vuole donare in via Matilde Serao, appunto a casa di Stremao, diciamo così, lasciare diciamo le buste fuori o dentro il cancello e poi noi provvediamo a portare quello che serve qua. Questo non perché non vogliamo che le persone vengano a portare le cose qua, ma è solo per una questione di ordine e di appunto mantenere una cosa in un modo decoroso. La cronaca: sono stati i suoi ex colleghi insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 a trovarlo ormai privo di vita ieri sera all'interno del suo appartamento nella zona delle Badie. Un uomo di 50 anni, attualmente dipendente civile del Ministero della Difesa e con un passato nell'arma dei carabinieri, si è ucciso impiccandosi. Secondo quanto appreso, l'uomo da tempo soffriva di depressione. Così ieri sera i familiari, non essendo riusciti a contattarlo in nessun modo, hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che sono subito intervenuti. La porta della casa dell'uomo era però sbarrata dall'interno e così sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco. Purtroppo, una volta entrati nell'abitazione, i soccorritori hanno fatto la terribile scoperta. Per il cinquantenne non c'è stato niente da fare. Un camionista di 65 anni è rimasto ferito poco dopo le 13 di oggi mentre stava lavorando all'interno di una ditta. L'infortunio è successo alla rifinizione veneta di via Parugiano di Sotto a Montemurlo. Il 118 ha soccorso il ferito in codice giallo. L'uomo è stato portato all'ospedale con un trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione, mentre era impegnato nelle operazioni di scarico della merce, il camionista sarebbe stato colpito alla testa da un mezzo meccanico. Immediato l'allarme dato al 118, che ha inviato un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell'AS che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio e accertare eventuali responsabilità. Lite spogliarello in via Magnolfi. È successo sabato sera. Un esagitato ha creato non pochi problemi alla polizia, che lo ha denunciato. Guardiamo i video che hanno ripreso quelle terribili sequenze. Le urla, gli spintoni, il parapiglia e poi, quando erano già arrivate 3 volanti della questura e una pattuglia della finanza, lo spogliarello in mezzo alla strada e le testate contro l'auto della polizia. È stato un sabato sera alquanto movimentato, quello di sabato in via Magnolfi, a 2 passi dal Duomo. Una scena che si è svolta davanti a decine di persone che erano in centro per trascorrere la serata e che alcuni residenti hanno immortalato nei video che nel giro di poco sono diventati virali sui social.
protagonista un marocchino di 31 anni con precedenti di polizia, che intorno alle 22.30 ha iniziato a litigare con un'altra persona di fronte al bar Andrei, come si vede nel primo video, e poi in crescendo ha dato un'escandescenza non curante della presenza delle forze dell'ordine. Il secondo video fa vedere l'esagitato in mutande nonostante la temperatura bassa, che comincia a prendere a testata il finestrino di una volante e viene poi trattenuto a fatica dai poliziotti e dai finanzieri, che cercano in ogni modo di impedire che il giovane si faccia del male. Alla fine lo straniero è stato bloccato e preso in consegna dai poliziotti. L'uomo è stato portato in questura e identificato. Si tratta di un irregolare in Italia, con alcune pendenze giudiziarie in atto, e pertanto non è stato possibile portarlo in un centro per l'espulsione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite è nata per motivi sentimentali e ha coinvolto anche due donne che si trovavano con i due litiganti. Il marocchino è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Ha cosparso di gasolio la sala giochi jackpot di Piazza Mercatale, dove il giorno precedente ha perso 2.000 euro con il preciso obiettivo di dare fuoco a tutto, ma è riuscito a carbonizzare solo una delle slot grazie al pronto intervento della titolare, a cui è seguito quello dei vigili del fuoco e della polizia. Protagonista del folle gesto un eritreo di 39 anni, residente in città. I fatti risalgono a sabato pomeriggio attorno alle 15. È l'ennesimo episodio di cronaca avvenuto all'interno di questa sala giochi gestita da una cinese che neanche 10 giorni fa, notizie di Prato, aveva denunciato di essere quotidianamente ostaggio di una banda di balordi. Una volta ristabilita la calma e messa in sicurezza l'attività, l'eritreo è stato portato in questura e denunciato in stato di libertà per danneggiamento a seguito di incendio. A proposito di fiamme, rogo di auto, ieri sera a Mezzana, attorno alle 22.10, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Traversari all'angolo con via Spighi per l'incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate in strada. La squadra dei pompieri ha immediatamente circoscritto le fiamme, impedendo che potessero propagarsi alle altre auto lasciate in sosta e un negozio che si trova proprio di fronte. Poi è stata messa in sicurezza l'area, sono iniziati gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. Paura e apprensione per i residenti nei palazzi della zona. Cambiamo argomento, parliamo della demolizione dell'ex fabbrica Pieri, perché è iniziato stamani l'intervento che poi darà spazio alla Media Library e non solo. Alessandra Grati. Sono iniziati questa mattina i lavori di abbattimento dell'ex fabbrica Pieri. Oltre 3.000 metri quadrati tra via Filz e via Pistoiese, dove sorgeranno la Media Library col bar, uno spazio co-working e una piazza. Il progetto rientra nell'ambito del piano di innovazione urbana cofinanziato dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di 8.236.000 euro. Il nuovo edificio è uno dei tre tasselli che compongono il PIU, insieme al mercato metropolitano di via Giordano, angolo via Bonicoli, e dell'area playground tra via Giordano e via Colombo. Attualmente sono in corso i lavori in tutte e tre i cantieri del PIU, commenta l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis. Si tratta di uno degli investimenti strategici più importanti dell'amministrazione comunale, che porterà importanti funzioni pubbliche in un quartiere complesso, innescando interventi ed investimenti da parte dei privati. Al piano terra saranno ricavati la Media Library e il bar, mentre al primo piano sarà costruito lo spazio co-working. All'esterno un grande spazio pubblico con parcheggio sul lato di via Filzi e un percorso pedonale da via Pistoiese connesso con il centro della città. Entro una settimana sarà completato l'abbattimento dell'ex fabbrica. Seguirà quindi la fase di bonifica e di ripulitura e poi le opere di riqualificazione. La Polizia Municipale di Montemurlo ha ricostruito, grazie alle telecamere di sicurezza, la dinamica dell'investimento di un pedone avvenuta qualche giorno fa nei pressi della rotonda tra via Aldo Moro e via Pertini. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 18 anni urtato da un veicolo condotto da un uomo di 85. L'impatto per fortuna non è stato violento, ma è bastato a far cadere rovinosamente a terra il ragazzo, che è portato all'ospedale, ha riportato una contusione lombosacrale, la prognosi di 20 giorni. L'uomo alla guida della macchina si è fermato a prestare soccorso, ma la municipale ha riferito di essere certo di non aver neppure sfiorato il ragazzo. A far chiarezza ci hanno pensato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno mostrato chiaramente il momento dell'urto, demolendo così la versione dell'anziano, che ora rischia la sospensione della patente da 15 giorni a un mese.
Andiamo in Val di Bisenzio per un vertice tra i sindaci di Vaiano e Vernio con Ferrovie, sia per parlare di pista ciclabile che di riqualificazione delle stazioni. Alessandra Grati. I sindaci della Val di Bisenzio hanno aperto un confronto a tutto campo con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della ciclabile Vaiano-Vernio. Contro proficuo, devo dire, quello con gli uffici ai quali abbiamo chiesto ed ottenuto la disponibilità a valutare l'utilizzo anche di spazi di RFI lungo l'attuale rete ferroviaria per la possibile futura realizzazione di una pista ciclabile che si colleghi a quella attualmente esistente, quindi un tratto che va da Vaiano a Vernio. I tecnici si sono resi disponibili anche a fare dei sopralluoghi sul posto, tant'è che in questi giorni andranno a Vaiano appunto per fare un ulteriore approfondimento. I tempi e i costi ancora non sono definiti perché è un ragionamento ancora in itinere, però è di fondamentale importanza questo primo passaggio con RFI, perché molta della ipotesi di futura nuova pista ciclabile passa appunto su terreni di proprietà di RFI. Dal sindaco Bosi è venuta la richiesta per la sistemazione della piazza della stazione e di uno spazio verde in stato di abbandono sul retro. Anche Morganti ha chiesto un intervento specifico. Abbiamo ribadito la necessità di aprire la sala d'attesa della stazione, che purtroppo ormai da troppo tempo è chiusa e non utilizzabile da parte dei pendolari, richiesta anche questa che ci è stata data la disponibilità da parte di RFI a valutare soluzioni anche nell'immediato, quindi ci auguriamo che specialmente nel periodo invernale si possa ottenere quello che chiediamo ormai da tempo. A proposito di Val di Bisenzio, domani potrebbe nevicare soprattutto dal pomeriggio nella provincia di Prato, nelle zone collinari è prevista neve. Le amministrazioni di Vernio, Cantagallo e Vaiano raccomandano ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione previste per l'inverno e per gli eventi nevosi. Naturalmente permane l'obbligo di avere a bordo le catene e montarle oppure viaggiare con le gomme da neve nell'eventualità di neve o ghiaccio sulla strada. È importante anche parcheggiare la propria auto in modo da non ostacolare gli spalaneve. Per il momento non è prevista alcuna chiusura delle scuole. E con questo ci salutiamo, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata.